Quindi, se noi torniamo indietro, adesso abbiamo sbloccato altri, diciamo, pianeti dove potremo andare a vedere. Dove potremo andare a fare altre missioni, ok? Io direi di andare qui, un'arena, vediamo un po' che cos'è questa arena. Ah, dobbiamo combattere, cioè fare un costruire un drone totalmente indipendente, quindi non lo dobbiamo comandare noi. E ci dà un altro weapons raro. Ok, quindi selezioniamo il drone. Questo non lo possiamo selezionare perché non deve avere weapons, cioè nel senso non deve avere armi. Quindi creiamo un drone. E allora, come lo facciamo questo drone? Allora, deve avere un po' di durezza avanti. Giustamente. Fuel, cioè carburante, così. Poi ci mettiamo dei thruster che lo spingono. 3 e 4. E poi deve essere autonomo, quindi deve spingere in automatico avanti. Allora, farei una cosa così per, diciamo, per prenderlo, diciamo, dentro. E deve avere, diciamo, qualcosa che possa, questo qui, un bel timer magari. Oh no, un pulsante. Un pulsante penso che vada bene, che dico ai thruster andate avanti. Quindi W, 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 questo W. Facciamo un test. Ecco qua. Penso che vada più che bene. Se magari ci mettiamo anche questo, non funziona perché quello per funzionare una volta caricato. Quindi ci mettiamo magari il tasto X e ci mettiamo un timer. Mi sembra che c'era il timer. Se non sbaglio è questo. Timer che attivi questo qua e questo qua. Mettiamo sempre tasto X. Timer, tasto X. Vediamo un po'. Ah, sì, se va troppo veloce si distrugge. Sì, ho questa particolarità qua. Mi sa che pure se mettiamolo così, lo mettiamo così, ecco. No, non va bene. Non va bene perché viene distrutto. Vabbè, proviamo così come va. Quindi salviamolo. Lo nominiamo. Come lo nominiamo? Arena 1. Vai, salviamolo così, selezioniamolo e startiamo. Battaglia. Ecco qui. Lo dobbiamo spingere fuori, sperando che lui non spinga noi. Oh, non ce la fa! Non ce la fa! Non ce la... No, non ce la fa. Ah, abbiamo perso. Lui pure ha 4 thruster, però ci spinge fuori. Ah, non l'ha nominato. Spartacus lo voglio chiamare, però lo devo modificare, lo dobbiamo modificare, quindi edit drone. C'è qualcosa che non va. Allora, io un paio di thruster qua ce li metto qui. W, tutte e quattro devono funzionare. Però se invece di questi due mettiamo quelli là jump, proviamo così. Mettiamo uno e due jump qui. Abbiamo detto un impulse gate qui. Questi dobbiamo mettere tasto X, tasto X, tasto X. Facciamo un attimo un test. No, si distrugge.
Eliminiamo un attimo il pulsante, voglio testare così. Cioè, il timer lo distrugge. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non cosa. Cioè, perché non vanno? Forse uno solo. O è troppo leggero? No. Esplodono. Scusami, togliamo questo. Ok, io se premo il tasto. Perché si distruggono adesso? È troppo leggero? Cioè, nel senso, come massa. Dobbiamo renderlo. Dobbiamo dargli una massa un po' più forte. Non riesco a capire, davvero. C'è una cosa così. Vediamo questo. Beh, per il momento lo mettiamo qui. Questo. Dobbiamo girarlo. E magari lo mettiamo qui. Facciamo un attimo questo test. No, allora mi sa che questi non li possiamo utilizzare. E non li utilizziamo. Se ci metto thruster qui e altri due thruster qui, tutti con W devono essere. Tutti devono spingere in avanti. W, W, questo W, W, ok. Andiamo. Ok, così dovremmo farcela. Pulsante con W. Salviamo lo Spartacus. Selezioniamo e startiamo la battaglia. Vai Spartacus! Buttalo fuori! Abbiamo vinto! E vai, Spartacus vince sempre. Abbiamo messo 6 thruster. E beh, questo era semplice. Cosa ci ha dato? Un Rocket Sniper Tower. Bene. Un'altra arma. Mi sta bene, mi sta bene davvero tanto. Ok, e abbiamo scoperto un'altra area ancora. Questo cos'è? Uno shop? Andiamo allo shop, vediamo cosa. Vediamo un po'. Un Plasma Sparks Tower. No, questo Bio Rocket Gun Tower. Questo mi interessa. Quanto mi costa? 2005. Noi ce li abbiamo questi soldi. E me lo compro, sì, lo voglio. Va bene, mi piace, mi interessa. Però voglio testare queste nuove armi. Abbiamo scoperto ancora di più la zona. Noi siamo partiti da qui. E quasi quasi andrei su questo pianeta. Andiamo su questo pianeta. Oh, bello colore rosso. Dobbiamo distruggere il transmitter. Ok, selezioniamo il drone, questo qui, però voglio un attimo fare un edit del drone. Perché? Perché? Perché noi adesso abbiamo delle altre armi, tipo queste. Queste sono quelle classiche, no? No, queste Bio Rocket Gun Tower. Bio Bullet. Queste, che diciamo proiettili, che sparano proiettili. Voglio mettere questo qui a 2. Voglio, aspetta, facciamo una cosa. Togliamo tutte le armi che abbiamo. Voglio vedere quelle lì che efficacia hanno. Perché da quello che ho capito è la stessa di quello che ho messo adesso, solo che ha 2 cannoni. Ah, però vanno diritti. Ok. Sono efficaci, però contro i nemici vanno diritti, va bene. Allora facciamo una cosa, queste qua ce le lasciamo. Però voglio comunque continuare a mettere le rocket. Quell'altra arma qual è questa? Rocket Sniper Tower. E poi ci ha dato anche questo qui, Flame Tower. È questo qui? Sì, lancia fiamme. Sparks Tower, Flames Tower, Bio Flame Amp. No, non lo posso mettere qui. Vabbè, mettiamolo qua, giusto per capire che funzione ha.
delle fiamme blu che comunque vanno molto più lontano, diciamo, di quello che avevo prima. Però sai come li distruggiamo? Cioè, se noi giri così. Interessante, interessante. Però sinceramente per adesso non ci interessano più di tanto, quindi mi vado a mettere di nuovo i miei amatissimi rocket. Un altro lo metto qui, mi piace di più se viene posizionato qua. Qua. Un altro qua dietro. E poi gli altri stavano qui dentro. Così, e ci sta tutto. Qua dietro abbiamo tutto questo spazio e non abbiamo messo niente. Cosa potremmo mettere là? Qualcosa che... degli altri thruster. Ma no, non credo, perché comunque andiamo abbastanza veloci, no? Cioè, non abbiamo bisogno tanta di questa velocità. Io penso che vada bene, perché comunque viene protetto. Guarda qua, va. Va benissimo, vai. Salva. E lanciamo il drone. Vediamo un po' se ce la facciamo. Poi giustamente non conosciamo questo pianeta. Se abbiamo difficoltà possiamo sempre costruire uno nuovo e andare avanti. Ok. Scendiamo giù verso il pianeta. Ah, qua dietro sai che potremmo mettere magari quei sensori e vedere un po' in cosa consistono. Al momento non vedo nemici. Ecco, adesso sembra diventato già meno lineare il pianeta, quindi è un po' più difficile. Che cos'è questo? Carburante? Ma capire dov'è il transmitter. Perché ci sono anche delle armi, cioè delle chiamiamole armi, che cosa fanno? Distruggono, diciamo, sono dei laser che distruggono la terra e tu puoi scavare all'interno della terra. Quindi non vorrei che magari fosse un pianeta di questo qui, fosse uno di quelli in cui tu devi introdurre all'interno. Ah, eccolo qua il transmitter. Distrutto, fatto. Ok, torniamo in base, però non ci ha dato niente. Magari forse ci ha dato dei soldi, ci ha sbloccato tutte queste altre zone. Qui abbiamo un altro shop, però non so quanti soldi adesso abbiamo e cosa potremmo acquistare. Questo qui deve essere bellissimo. E io me lo compro. Plasma Rocket Shotgun. Ah, forse quei rocket rossi che sparano così. Questi... ah, no, voglio questo che è tipo un... secondo me un fucile, cioè un'arma da fucile. Ok, dove ritorniamo? Torniamo qui. Magari torniamo, diciamo, dove stavamo prima. Vado a selezionarmi il drone e lo editiamo un attimo, perché voglio vedere quest'arma come sono curioso che ci posso fare. Guarda, adesso esce anche la freccina. Quest'arma qui facciamo, la mettiamo dietro, vediamo un po' come funziona. Se faccio così, faccio copia, incolla, me ne metto un'altra qui dietro. Testiamo. Ah, spara così. E sarebbe meglio metterla avanti poi, no? Così avanti e si allarga, sì. Perché dietro cosa ci serve? Se che facciamo? Allora togliamo questi qui. Questi qua ce li spostiamo in avanti. Anche questo me lo giro, tac tac tac, metto in avanti e adesso sì, guarda qua, missile a volontà proprio. Ma cosa ci vuoi, cosa vuoi, mi vuoi fare, cosa mi vuoi fare? Sbam, carichiamo il thruster all'indietro, giustamente. Se è laterale non riusciamo a sparare, però non è che spara poi tanto velocemente, cioè fa un po' alla volta, come si chiama, la ricarica lenta. E va bene, e va bene, anche questa è fatta.
Bene ragazzi, spero che questo gioco vi sia piaciuto, spero che la posizione della telecamera centrale non vi ha dato troppo fastidio. Se vi piace questo gioco metterò il link in descrizione, lo potete trovare su Steam. Spero che continueranno a lavorarci sopra perché è davvero 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 bello, mi piace. Poi più avanti vai e più puoi costruire cose, è davvero sfizioso. Quindi da Zerk è tutto, io vi ringrazio ancora una volta e lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video e volete avere magari qualche altro video su questo genere di gioco. E che dirvi? Alla prossima, ciao ragazzi.